Anche quest'anno il Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia ha ricordato alla Fortezza Santa Barbara Aldo Calugi, Alvaro Boccardi, Valoris Poli e Lando Vinicio Giusfredi, i quattro ragazzi dichiarati renitenti alla leva dal Tribunale Speciale Fascista perché scelsero di non arruolarsi nella Repubblica di Salò e condannati a morte per fucilazione il 31 marzo 1944. Durante la cerimonia, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Raffaello di Pistoia hanno eseguito interventi musicali. Furono catturati, ahimè, per spiata di un pistoiese, furono catturati e poi processati sommariamente e il giorno successivo condannati a morte. È un momento di ricordo importante anche per i ragazzi e per la comunità intera, perché rappresenta appunto una di quelle pagine della storia e uno di quei momenti che chiaramente tutti noi, proprio con il ricordo, ci auguriamo che non si ripetano più. Quello che insegnano la loro scelta è, diciamo così, una scelta di libertà, di resistenza, di non sottomettersi, diciamo, ad un sistema di violenza, di sopraffazione, cercare di comunque mantenere alta, insomma, come dire, la bandiera dell'umanità, fondamentalmente. Ognuno di noi ha un compleanno personale di cui siamo fieri, c'è un compleanno di tutti noi ed è il compleanno della nuova Italia nata il 25 aprile 1945, un'Italia libera, democratica finalmente, antirazzista, antifascista, solidale con i paesi d'Europa e del mondo che hanno bisogno della nostra partecipazione e del nostro aiuto.